dobbiamo stare attenti a che cosa sblocchiamo. Rischiamo di essere schiavi delle lobby. Ci sono le multinazionali. Mi fai vedere, Franco, quella grafica sulle multinazionali in Italia presenti ad oggi? Le multinazionali in Italia sono i dati dell'Istat del 2013, purtroppo, perché i dati del 2000, l'ultimo dato dell'Istat di dicembre del 2015 è un dato che si riferisce al 2013, portano a un totale di 13.165 controllate per 1.200.000 occupati, per 500 miliardi di fatturato, per il 14% del PIL italiano, che fa il 25% dell'export italiano. Vedo che vi eravate preparati, vi ho detto anche, mi raccomando, fate vedere, no, tranquilli, eccola qui. Questi sono i dati delle multinazionali. Vogliamo continuare a fare i giochini dei semplificatori da social media, per cui si dice le multinazionali sono il nemico, o vogliamo dire che le multinazionali, insieme alle piccole e medie imprese, insieme alle grandi aziende, sono una parte dell'economia del nostro paese che crea posti di lavoro e che quando vanno via le multinazionali c'è la crisi occupazionale e aziendale che va risolta? Perché l'idea di sentire dire questi ai ministeri parlano con le multinazionali, sì, parlano con le aziende, sì, se viene Tim Cook di Apple lo ricevo io, pensate come sono strano, se viene un piccolo imprenditore che ha un problema lo ricevo, pensate che stranezza, un sindaco, un presidente di regione, un ministro, un presidente del consiglio incontra gli imprenditori. O vogliamo cedere alla cultura per cui chi crea ricchezza è cattivo, brutto e va allontanato? Io me la ricordo la discussione che abbiamo fatto tra di noi, ad esempio, su Marchionne. Possiamo rifarla anche oggi. Penso alla Basilicata, qualcuno dice oggi, poi ne parleremo durante la discussione sul petrolio, ma qualcuno dice, ah, bisognerebbe mandare via Leni dalla Basilicata. Sì, certo, come no? Mandiamo via Leni dalla Basilicata, anche da Gela. Mandiamo via la Fiat da Melfi. Facciamo una grande operazione imprenditoriale. E poi viviamo tutti di decrescita felice. La decrescita è felice soltanto per chi ha un posto di lavoro e una rendita. Per chi ha da lavorare, la decrescita non è mai felice.